Ciao a tutti, sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Ha fornito il racconto della propria disavventura Gianni Sperti, ecco cosa è accaduto all'opinionista di Uomini e Donne, il quale ha avuto paura per il fatto in questione mentre doveva recarsi in vacanza e poi prontamente venuta a capitargli. Sin dalla metà degli anni 90 Gianni Sperti è stato protagonista delle reti Mediaset, dapprima come ballerino, sua prima professione esercitata e con la quale si è reso protagonista a livello televisivo come alla SAI L'Ultima e Buona Domenica. In seguito, Sperti è stato concorrente della Talpa, ma il suo nome nel corso degli ultimi lustri si è legato a quello di Maria De Filippi, per qualche anno è stato infatti coach di ballo per amici, ma soprattutto dal 2003 è diventato opinionista di punta del dating Uomini e Donne, compresa la versione over della trasmissione pomeridiana. Cosa gli è accaduto? Terminata la lunga stagione televisiva, per numerosi VIP è tempo di vacanze, ed anche nel caso di Gianni Sperti doveva essere un periodo di rilassamento, ma qualcosa non è andato nel verso giusto. In questi giorni l'opinionista di Uomini e Donne doveva infatti recarsi al Cairo, ma durante il viaggio si è trovato nella scomoda situazione di aver perso il bagaglio, recatosi con la stessa compagnia lo ha riperso per una seconda volta, scatenando il suo malumore per la doppia disavventura venutasi a creare. La sua reazione, dal suo profilo Instagram, il diretto interessato ha raccontato la sua vicenda, dopo quanto mi era successo, avevo paura ad imbarcare il mio bagaglio ed infatti non è ancora una volta arrivato. Ho viaggiato tanto in vita mia, ma mai mi era capitato qualcosa del genere. Direttamente sul suo profilo social, Gianni Sperti ha ribadito di non voler più viaggiare con tale compagnia, ribattezzando tale viaggio come la maledizione del Nilo, riferimento alla meta egiziana da raggiungere in un viaggio a dir poco sfortunato. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.